scusate, dobbiamo farci belle per l'appuntamento del finale. E profumiamoci. Good morning, people! How are you? That's okay? Alright, I'm fine. Allora, buongiorno e benvenuti. Allora, vi invito per iniziare, like, campanella attiva, iscrivervi al canale, lasciare il commento se vi va. Se vi va, andate, girate, l'etere, il mondo internet è pieno di canali, di youtuber che fanno video. Allora, siamo qua a parlare il giorno dopo, day after, quarter final, Coppa Italia, freccia red. Allora, siamo qui, che in realtà cosa ci sarebbe da parlare? Come vedete, tanto mi sono vestito elegante, posso andare perché i cartonati ci stanno aspettando il semifinale, e come l'appuntamento che non possiamo mancare un appuntamento e dobbiamo presentarci adeguatamente, dobbiamo fare bella figura. Chiudi sta cazzo di porta perché sto a registrare il video. C'è un interista che già rompono coglioni. Già un interista che rompe le palle. Pensate come siamo messi. Già ora. In realtà ci sarebbe da dire poco. Poco, perché tutta la partita è stata sotto il marchio rosso-nero. Perché la Lazio è proprio attonita dal primo all'ultimo momento. Tra l'altro neanche il recupero ha fatto fare, perché 4-0, che cazzo di recupero ti metti a fare, cioè. Siamo entrati con una bella testa, concentrati subito, concentrazione giusta. Era una partita all'inizio che noi avevamo sempre il pallino del gioco, sì, perché altro Lazio attendeva, perché si era capito che il loro intento era quello, avendola davanti il tridente offensivo Zaccagni, Anderson e Immobile, avrebbero cercato sicuramente in contropiede cercare l'imbucata in profondità per loro tre, che sono rapidi, hanno velocità, tecnica e possono essere con gli inserimenti pericolosi. Noi d'altro canto siamo stati bravi perché non abbiamo concesso a loro di respirare, di pensare la manovra, di pensare a innescare l'azione, e questa è stata una cosa fondamentale. Ora, si può dire che più chi meno ha giocato bene, male, perché la partita come questa balzano all'occhio, insomma, che sembra che abbiano giocato bene tutti, in effetti. Cioè, che ti metti l'unico, sempre, che mi sembra, secondo me, un po' sottotono, è Franky Kessié. Tanti dicono che sia per l'ingaggio, perché le voci, secondo me no. È stanco, è stato Coppa d'Africa, è tornato mezzo infortunato, sta giocando lo stesso, ugualmente. E giustamente non rende, anche se di certo è stato meglio del derby, quello sicuro, non rende quello che dovrebbe, ok? E in attacco Giroud, che ha provato un pochino di più a essere partecipa alla manovra del gioco, Leao lasciamo perdere, che ne parliamo a fare, già dicono prezzi, ma se si vende 600 milioni, 500, 180, 200, ma che vedete? Ma che si vende? Oh, ma che va vende? Se va vince non vendi, già i tifosi pensano se si rivende, cioè pensano a quello. Ma siete contenti di averlo? No, perché pensano a guadagnarci. Vedete dov'è il limite? E io che mi trovo sempre poi, no, a discutere con Gobbi, con Cartonati, con Fiorentini. No, mi trovo a discutere sempre con quelli dei miei stessi colori. E invece di essere contenti e dire qualcosa di giusto, vanno a cercare che se lo rendiamo minimo varrà 180 milioni. Ma senti che vanno a pensare. Ma questi hanno il mercato, il Bayern, l'economia. Ma che andate a fare con gli economisti, no? Sta su YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok a fare gli economisti. Andate dove fanno gli economisti. Andate a New York, alla borsa, fate qualcosa. E che cazzo, questo permettetemi. Poi è stata una partita comunque dominata all'inizio alla fine, abbiamo detto superiorità numerica, però finché non era abbastanza, come ho appena detto poco fa, avevamo il pallino del gioco, però non davamo la sgassata, non davamo quell'accelerata che serviva per passare in vantaggio, perché a lungo andare una partita sarebbe rimasta equilibrata in quel modo,
non si sa mai, nel calcio succede che rimedi una sorpresaccia e insomma, e poi devi riaddrizzarla come ha fatto col Genoa, e non era il caso, perché Conci sì, ma non è di certo il Genoa, Lazio ha altre qualità. Quando abbiamo trovato quell'imbucata, che è stato lanciato Leao, da lì si è spianata praticamente la partita. Da lì è ovvio, fatto la prima rete, la Lazio è crollata subito. Anche perché io poi riconosco il giochino di Sarri, che ha detto la Coppa Italia andrebbe tolta, la Coppa Italia anche nel dopopartita ha ridetto. Io lo conosco il giochino, ci teneva, sì, ci tenevano, perché per loro no, era un modo di salvare la stagione. A me mi vengono a raccontare, amico Sarri, a me non mi freghi con le dichiarazioni. No. Comunque, ritornando a noi un'altra volta, poi dopo è stato tutto dominio rossonero. Ecco, c'è stato magari verso la fine del primo tempo, c'è stata l'occasione di Milinkovic, l'unica volta che ha cercato di... che ha ragionato col pallone nei piedi, ha beccato Immobile, è andata bene che non c'è stato né il fallo di Maignan sull'uscita, perché si è buttato lui, si è lasciato andare, il pallone è andato direttamente sul fondo. Ecco, lì è un'occasione che era stata pericolosa, perché con episodio magari poteva succedere che prendevi il rigore contro e lì cambiava la partita. Però non è così e non è stato, abbiamo continuato a dominare. Il secondo tempo un pochino siamo stati un po' più... secondo tempo siamo stati un po' più morbidi, cercavamo di amministrare, giustamente, vinci cazzo 3-0, 3-0, amministri, hanno preso un pelino loro, un po', ma quel pizzichino più di iniziativa, ma alla fine sono sempre stati fermati. Ecco, un'occasione più grossa, una deviazione su calcio d'angolo, finita sul fondo al secondo palo. Cioè, nel senso, la Lazio proprio... è come un po' è stata un po', ecco, sembrava un po' una copia della partita dell'Inter con la Roma. Squadre proprio assenti, mai scese in campo, qui non si sa se poi non ci sono con la testa, c'è qualcosa che non va nell'ambiente, non mi interessa e non me ne frega. Pensiamo a noi, siamo entrati in campo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, punto e basta. Partita finita con un po' che a posto. Ancora buona prova, buona prestazione difensiva della squadra, con Tonali, che ne parliamo a fare, Bennacer, solito lottatore, soldatino a metà campo, difesa, la coppia centrale, stanno facendo il loro sporco lavoro, per ora al momento lo stanno facendo rimpiangere, che poi l'abbiamo anche rivisto in campo gli ultimi minuti, Tomori. Teo ha dato segni di risveglio importanti, forse perché magari la Lazio l'ha lasciato un po' più giocare, un pochino più spazio, però comunque già con la testa era già più a posto che col derby c'era proprio, e giustamente poi ha fatto il suo, perché con la Sampdoria non giocherà e ieri sera giustamente non si è risparmiato. Avanti così, ci stavano aspettando, noi non vedevamo l'ora di andarci, ci andiamo perché è giusto presentarsi, perché poi un appuntamento non puoi mancare, no? Però prima c'è da andare, prima a giocare con la Sampdoria e poi con la Salernitana. Ecco, qui siamo arrivati, qui arriveremo al fulcro del discorso, perché l'Inter giocherà a Napoli, ma non come finisce, o perde il Napoli o pareggiano, vince l'Inter, dobbiamo vincere, ad ogni modo ci può andare bene uguale, a patto che noi vinciamo, eccolo, e poi con la Salernitana. E l'Udinese, abbiamo tre partite che dobbiamo fare punti. Non ci addormentiamo, non ci cosiamo con questo 4-0 di ieri sera, perché non vuol dire un cazzo. Non vuol dire proprio un cazzo di niente. Lasciate like e campanellina, raccomandate al Bar dei Tifosi Channel se vi va. Iscrivetevi al canale anche del Bar dei Tifosi, al mio. Like e campanellina attiva, ciao. Buon giovedì a tutti, forza Milan. E andiamo all'appuntamento. Ciao!